Volete sapere anche voi quanto ho guadagnato su YouTube con il mio canale da gaming? Bene, ve lo dirò dopo perché Space Gamers, benvenuti a questo speciale dei 1000 iscritti del canale. Ragazzi, oggi voglio fare un viaggio insieme a voi, un viaggio in questi 2 anni di video fatti qua su YouTube, fatti insieme a voi, e vorrei proprio partire subito, non voglio perdere tempo. Vediamo, passiamo a una nuova schermata, quindi boom! Eccoci qua nelle playlist, ragazzi, vi farete anche un po' i cavoli miei con le analytics. Ricordatevi che vi dirò dopo quanto ho guadagnato su YouTube, ricordando che la monetizzazione su questo canale è stata attivata precisamente il 27 marzo 2024. Allora, primo anno su YouTube, che cosa abbiamo portato? Elden Ring, ragazzi, prima serie del canale, primo video, se non sbaglio 27 febbraio o 26 febbraio 2022, serie di Elden Ring. Ve ne parlerò dopo, ragazzi, perché di Elden Ring iniziate a sentire questo profumino di Shadow of the Erdtree. Beh, ne parleremo a fine video quando parleremo di novità e di nuove serie sul canale. Dopo Elden Ring, ragazzi, arriva il primo momento flex. Momento flex che vede Monster Hunter Rise, Sunbreak e Xenoblade Chronicles 3. Perché dico momento flex? Beh, perché se noi andiamo in una pagina in incognito, quindi dove l'algoritmo di YouTube non è influenzato da nulla, da nessuna nostra ricerca precedente, bene, andiamo a vedere che la serie di Monster Hunter Rise, Sunbreak è al primo posto nelle ricerche. La ricerca più classica in un utente italiano, quindi nome di gioco più ITA. Siamo addirittura al primo posto, quindi un momento flex gigantesco, una super soddisfazione. Accontentiamoci dei piccoli traguardi, ragazzi, perché comunque siamo un canale piccolo, stiamo parlando di un canale di 1100 iscritti, e quindi Xenoblade Chronicles 3 siamo al secondo posto, quindi io sono stracontento di questa roba. A pensare, il Pask di 2 anni fa non avrebbe mai pensato di fare una cosa del genere, quindi sono super contento. E adesso vi faccio vedere, innanzitutto parliamo anche delle altre serie, quindi abbiamo fatto poi Soul Hacker 2, God of War, abbiamo fatto il DLC di Resident Evil 8, abbiamo fatto God of War Ragnarok e anche Darkwood. Queste sono le prime serie del primo anno. Adesso vi faccio vedere anche gli analytics del primo anno. Abbiamo fatto 68.518 visualizzazioni, 4.573 ore di visualizzazione, 336 iscritti e 1.800.000 di impression. Per chi non lo sapesse, cosa sono le impression? Sono quanta gente ha visto la mia copertina, che poi si tramutano in visualizzazioni quando quella copertina viene cliccata. E infatti abbiamo una percentuale di click del 2.7%. Di solito le impressioni sono sempre un numero gigantesco. Ah, tra l'altro, ragazzi, mi sono messa la giacchetta per sta cosa. Poi, tra l'altro, una curiosità che vi voglio dire. Avete notato che ogni tanto io parlo romano? Bene, ragazzi, io sono pugliese, non c'entra niente il romano, però mi fa troppo ridere, quindi ogni tanto il mortacci tuoi ti parte. Fa bene il romano. Comunque, stavo dicendo che 2.7% di percentuale di click, appunto abbiamo questa proporzione tra 1.800.000 e 68.000. Di solito sì, le impressioni sono molto più alte delle visualizzazioni, però come primo anno, sinceramente, ragazzi, ci stava, carriato totalmente da questa guida, che tra l'altro c'ho anche il momento flex, il secondo momento flex. Abbiamo qua delle ricerche di Elden Ring boss notturni, siamo al primissimo posto. Una cosa impensabile, anche perché il video, se lo guardi, dici ok, sì, è preciso perché mi sono messo là d'impegno, però capito, la qualità audio, una cosa così. Però devo essere sincero, super soddisfatto. Ricordiamoci sempre il fatto di accontentarci dei piccoli traguardi, e questo sicuramente per voi, per molti, è un piccolo traguardo, ma per me è un grandissimo traguardo. Passiamo al secondo anno, ragazzi, andiamo spediti. Secondo anno che abbiamo fatto One Piece Odyssey, abbiamo fatto Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, DLC di Xenoblade Chronicles 3, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, DLC di One Piece Odyssey, Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3, video utili che non vi interessano. Tra l'altro, video utili, vedete Blur Effect, perché effettivamente stavo cercando di blurrare le zinne di Baldur's Gate 3, perché sì, ok,
per molta utenza sarebbe piaciuto vederle, però insomma YouTube, quindi bisogna un attimo rispettare delle regole, e quindi ho cercato come blurrare le zinne. E infine abbiamo Lords of the Fallen, DLC di Resident Evil 4 e Lies of P. Quindi abbiamo aumentato il numero di serie, ne abbiamo fatte 8 complete più 3 DLC. Sicuramente l'anno scorso è stato l'anno dove abbiamo fatto più video, e abbiamo fatto la serie del canale, perché Momento Flex 3, andiamo qui, Baldur's Gate 3 ragazzi, è la serie migliore del canale, e in un algoritmo base di YouTube ce la dà addirittura al terzo posto, dopo Curolili e Player Inside, che sono un attimino più conosciuti di me. Però abbiamo superato Sabaku. Sabaku, sto arrivando, mi raccomando. Poi tra l'altro la posizione cambia da account a account, quindi può essere alcuni Sabaku più alto, io sono più basso, però stiamo arrivando, questa è stata forse la più grande soddisfazione del canale, il mio capolavoro possiamo dire fino ad adesso. Vediamo adesso le statistiche del secondo anno, perché ho qualcosa da dirvi. Abbiamo fatto 151.444.000 visualizzazioni, 11.757 ore di visualizzazione, 445 iscritti, 1.900.000 di impression, 3.7 di percentuale di click. Vedete qua come abbiamo aumentato rispetto allo scorso anno, cioè allo scorso anno, al 2022. Abbiamo aumentato praticamente tutto, abbiamo raddoppiato le visualizzazioni, abbiamo raddoppiato il tempo di visualizzazione. Gli iscritti siamo rimasti più o meno lì, ma tra un po' vi devo insultare ragazzi, quindi ci sarà anche il momento insulto dopo il momento flex. E vedete le impression come sono rimaste praticamente simili, però abbiamo aumentato esponenzialmente le visualizzazioni e quindi di conseguenza è aumentato anche la percentuale di click. Passiamo infine alla cosa cicciona, ovvero avete aperto questo video probabilmente per il titolo clickbait, e perché adesso stiamo per parlare delle entrate. Quindi vediamo prima che serie abbiamo portato fino ad adesso. Nel corso del 2024 abbiamo portato Tekken 8, che è una miniserie. Poi ASMR non c'entra niente, sono cose mie. Tra l'altro ragazzi vi consiglio la musica di Guts di Berserk del 1997, è clamorosa. Certo ti fa pensare a cose strane certe volte, però è molto molto rilassante. Granblue Fantasy Relink, Final Fantasy VII Rebirth, Dragon's Dogma 2 e la recentissima Stellar Blade, che tra l'altro ragazzi sto registrando questo video quando oggi uscirà anche l'ultimo episodio. Ebbene signori miei, siamo giunti al momento tanto fatidico, tanto atteso. Quanto ho guadagnato nel 2024 partendo dal 27 febbraio, dal 27 marzo, buonanotte, fino ad oggi, che in realtà non è fino ad oggi che è il 15, ma è fino al 13 maggio. 3, 2, 1, boom ragazzi. 87,80 euro. Molti faranno wah, 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 musica triste. Ma in realtà ragazzi, sempre, sempre accontentarsi dei piccoli traguardi, perché è da questo che bisogna partire ragazzi. Bisogna partire dal fatto che il canale, nonostante abbia 1000 iscritti, nonostante faccia le sue poche visualizzazioni, riesce a farsi una cinquantina di euro al mese, che per iniziare non è affatto poco. Altro momento flex è il fatto che comunque, vedete, Stellar Blade, il DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, io me li pago da YouTube ragazzi, quindi le serie che vedete sono serie che si sono autofinanziate dal canale. Per adesso in quasi 6 mesi abbiamo già raggiunto i risultati del secondo anno, siamo a 116.967 visualizzazioni, 13.889 ore di visualizzazione, abbiamo già superato e quello fatto in un anno intero in soli nemmeno 6 mesi, siamo a 5 mesi e poco più. 323 iscritti, tra un po' vi devo bastonare ragazzi, vi devo insultare come non mai. Impression siamo a 1.460.000, sicuramente a fine anno saremo molto di più, quindi abbiamo superato già. Se tra il 2022 e il 2023 erano rimaste più o meno simili, qua stiamo per superare, ed è aumentato anche la percentuale di click delle impressioni. Quindi ragazzi, il canale
nonostante stia facendo i suoi numeri per essere un canale da 1000 iscritti, nonostante stia facendo sulle 100 visual a video, comunque sta crescendo in maniera sana, ragazzi, perché io non mi sto andando a spammare sui gruppi Telegram, non sto andando sulle pagine spam di Facebook, potrei farlo, ragazzi, ma secondo me si cresce in maniera sbagliata. Io voglio crescere in maniera giusta, dove la gente che clicca sul tasto iscriviti lo fa perché gli piacciono i miei contenuti, gli piace perché magari gli piace la persona, vuole passare un'ora insieme a me. Tutti obiettivi del canale, che tutti obiettivi che stanno pian piano venendo a galla, e devo ringraziare ovviamente voi. Quindi non l'ho fatto a inizio video, lo faccio adesso, ragazzi, grazie mille per il supporto che mi state dando, per aver raggiunto questi piccoli, grandi traguardi. Ma adesso vi devo insultare, perché, ragazzi, non è possibile, questo lo faccio vedere dopo, non è possibile che c'è questa statistica, cioè non iscritti 80%, cioè voi vedete i video e non vi iscrivete, non ha senso questa cosa, ragazzi. In realtà sto scherzando, perché anch'io sono un utente YouTube, ragazzi, e quindi anch'io non mi iscrivo, anch'io non metto mi piace, anch'io non commento mai. Ragazzi, sono anch'io un utente, conosco i miei polli, però da content creator tra 600.000 virgolette, devo dirvi che purtroppo queste cose sono importanti, quindi se mi volete supportare, se mi volete bene, se mi volete dare un bacino, iscrivetevi, ragazzi, iscrivetevi, è molto importante, è molto importante il mi piace, è molto 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 importante commentare, e infatti ne vorrei approfittare per farvi delle richieste. Perché adesso parliamo un po' di novità. Prima vi faccio vedere ovviamente la schermata delle entrate e poi parliamo delle novità. Le mie richieste sono queste. Io a settembre voglio rilanciare il canale, nel senso voglio fare un PASC 2.0. Voglio fare nuove rubriche a cui sto pensando. Voglio aumentare per quanto possibile la qualità. Voglio fare delle cose. Quindi è giunto il momento di iscrivermi. Cosa pensate del canale? Che cosa cambiereste? Avete visto le mie serie? Bene, cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Ragazzi, scrivete tutte le vostre opinioni sul canale. Scrivete anche qualche idea di qualche rubrica, ma ne parliamo dopo. Vi faccio vedere l'ultima schermata prima di parlare delle novità e chiudere il video, così non vi rompo i maron. Ovvero le entrate. Entrate avete visto il totale, ma più nello specifico a marzo, negli ultimi giorni, perché ricordo dal 27 marzo abbiamo iniziato a guadagnare 10 euro, ad aprile abbiamo fatto 57 euro, e per adesso a maggio siamo a 20 euro. Sicuramente a maggio chiuderemo con una decina d'euro in meno, secondo me, rispetto ad aprile, però di media, ragazzi, siamo sulla 50 euro al mese. Ovviamente ci sono tantissime variabili che vanno a essere prese in considerazione. Ci sarà un mese che guadagnerò anche 10 euro, ci sarà un mese che guadagnerò 100. È molto molto variabile la cosa, ovviamente non è una cosa sostenibile per essere un lavoro, ma è, non lo nego, è un obiettivo del canale. Quindi nel PASC 2.0 c'è da mettere in considerazione che bisogna potenziare di non poco i contenuti. Detto questo, vi faccio vedere l'ultima schermata delle entrate. Vi faccio vedere i propri video che stanno generando più soldi, più dindini. Ovviamente Baldur's Gate 3, cioè, non c'era manco bisogno di vederlo, perché è la serie del canale. Con a seguito la guida dei boss notturni. Certo, avessi monetizzato prima avrei fatto molti più soldi, però vabbè, siamo arrivati ai 1000 iscritti a marzo, quindi mi devo accontentare. Ovviamente tutto comandato da Baldur's Gate, Lords of the Fallen, eccetera eccetera. Tra l'altro mi sono dimenticato di fare l'altro momento flex, perché anche Lords of the Fallen, ragazzi, siamo addirittura primi. Siamo primi in una ricerca, ovviamente, senza essere influenzato da nulla. Soddisfazioni, ragazzi, che posso dirvi? Soddisfazioni anche tutte cose da mettere nel calderone. Soddisfazioni di queste serie che sono andate molto molto bene e fanno piacere vederle sicuramente così in alto nelle ricerche, e soprattutto i vostri commenti che mi dite che merito più iscritti, che vi è piaciuta la serie, tutte cose nel calderone, ragazzi, che è una grandissima soddisfazione. Può essere cifre irrisorie, 80 euro non so niente, sì, ragazzi, per molti possono essere niente, ma per me sono un grande traguardo che ho raggiunto.
che sono una sorta di punto di partenza per andare avanti. Detto questo, voglio chiudere facendovi un attimo delle richieste, ve l'ho già fatte, nel senso scrivetemi qua sotto cosa ne pensate del canale, eccetera, eccetera. Cosa cambiereste delle serie? Ho visto molti, cioè molti, ho visto qualche commento che lamentava dei tagli. Purtroppo, ragazzi, i tagli io non posso levarli, cioè non posso fare video più corti, fare video uncut, perché anch'io devo essere fan di me stesso. Se io dovessi proporvi la prima ora di registrazione di un video, per me sarebbe un video vuoto, perché sostanzialmente succedono poche robe. Io di solito quando faccio un video faccio due ore di registrazione, che poi esce un video da un'ora, da 40, da 50, massimo un'ora. E per me questa è la cosa ideale, quindi se a voi non piacciono così tanti tagli, purtroppo non dico che non è il canale che fa per voi, però è una cosa che raramente cambio, raramente cambierò. È successo soltanto una volta che un ragazzo, per esempio, in una serie, nella serie di Monster Hunter Rise Sunbreak, mi ha detto sì, bello il video, però troppi tagli, non si capisce bene cosa fai. Da lì, ragazzi, ho iniziato a fare i tagli un pochettino più ragionati, in maniera più sequenziale, quindi non è punto A, punto B, è come ci sono arrivato io là, boh. Adesso sto facendo dei tagli molto più ragionati, quindi sto facendo, ok, da punto A a punto B mettiamo le parti più importanti, le parti più interessanti, però sempre facendo tagli, sempre levando cose inutili. E poi, ragazzi, le cose inutili sono combattimenti, gli ennesimi combattimenti con i minion, che vabbè, dopo un po' effettivamente rompono le scatole da vedere, perché tanto alla fine faccio sempre le stesse cose. E quindi per mettere nel video i filmati, il gameplay, i segreti che trovo, la lore, le teorie, eccetera, ovviamente devo tagliare, perché ripeto, sono due ore di registrazione e deve uscire un video di 40-50 minuti, quindi i tagli sono essenziali. Per il resto, ragazzi, sono alle vostre mani, consigliatemi quello che volete. L'ultima cosa da consigliarmi sono le rubriche, perché da settembre, vi ripeto, voglio aggiungere delle rubriche nuove. Sicuramente potenzierò le prime impressioni. Tranquilli, le serie ci saranno sempre, la pubblicazione delle serie sarà sempre quella, ma voglio aggiungere delle rubriche. Ne ho ideata già una, è una rubrica challenge, quindi andremo a rispettare degli obiettivi, però avendo un handicap che sarà sempre lo stesso, ma il gioco sarà diverso. Per il resto, ragazzi, sono alle vostre mani, consigliatemi qualcosa che volete vedere. Video divulgazione, recensioni, sì, potrei farli, però vi voglio mettere un paletto per questo canale, ovvero gameplay, ragazzi. Voglio che un po' si riprenda questa cosa del gameplay, perché vedo tanta gente ormai che fa solo divulgazione news, ma si è un po' perso il effettivamente videogiocare, divertirci videogiocando. Molta gente vede quanto ha preso quel gioco, è un gioco di merda, bla 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 bla. Ragazzi, giocate, perché quel gioco che ha preso 7, che comunque è un voto dignitosissimo, potrebbe essere un vostro 10. È un esempio che vi posso fare. Io, se non avessi avuto il canale, Xenoblade Chronicles 3 non l'avrei giocato, ed è uno dei miei giochi preferiti adesso. Questo è un esempio piccolo, però in generale, se è un gioco dici ok, ha preso 6,5, 7, 7,5, non conviene giocarlo, ragazzi, giocatelo lo stesso, perché magari può essere uno dei vostri giochi preferiti e vi state perdendo il vostro gioco preferito. Detto questo, ragazzi, consigliatemi ovviamente le richieste che vi ho fatto. Per chiudere il video, parliamo delle prossime serie che arriveranno sul canale, iniziando proprio da Elden Ring. Perché, ragazzi, Elden Ring io ho sempre voluto metterla privata perché è una serie un po' datata ed è bruttina da vedere, però anche questo è bello vedere da dove si è partito, quindi anche se è bruttina io la voglio tenere sul canale. Però voglio anche approfittare del fatto che sta uscendo Shadow of the Erdtree per riportarvela. Ditemi voi, sicuramente c'è un post community con delle votazioni, quindi anche lì, però Elden Ring la vorrei riportare, vorrei fare il remake di Elden Ring, così poi arriviamo a Shadow of the non riesco a dirlo, Shadow of the Erdtree, arriviamo preparati. Quindi ditemi voi
se volete il remake della serie di Elden Ring, oppure se non vi piace come idea facciamo qualcos'altro. Dobbiamo fare sicuramente un recupero, quindi è Persona 3. Vabbè, nel post community trovate tutte le opzioni, quindi andate lì. Detto questo, le prossime serie, ve le spoiler un attimino, staranno ovviamente Shadow of the Erdtree, ma arriverà poi la serie di Enotria, progetto italiano, ragazzi, che va supportato al 200%, quindi serie di Enotria. Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto che c'è uno youtuber che seguivo che lavora al progetto, che è Spike Shadowhunters, che non vedrà questo video, ma lo saluto, che è la mia enciclopedia di Monster Hunter, e quando l'ho saputo ero contentissimo, però Enotria va giocato, ok che è un progetto italiano, ma se ci lavora anche Spike Shadowhunter, obbligatoriamente bisogna giocarlo. Dopo Enotria ci sarà anche Black Might Wukong. Fatemi sapere voi, ragazzi, se li volete alternati, siccome escono praticamente lo stesso giorno. Black Might Wukong esce un giorno prima. Ditemi voi se volete un episodio Black Might e Enotria, Black Might e Enotria, eccetera, come abbiamo fatto con Dragon's Dogma e Final Fantasy VII. Oppure se volete che facciamo prima Enotria, perché il primo gioco sarà Enotria, e poi facciamo Black Might Wukong, così finiamo subito Enotria e ci buttiamo su Black Might. Per il resto, ragazzi, queste sono le serie che usciranno nei prossimi mesi. A settembre sicuramente uscirà un altro video, perché ci sarà il PASC 2.0, quindi il rebranding del canale e le nuove rubriche. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per questo traguardo. Ragazzi, mi raccomando, commentate, fatemi sapere le richieste che vi ho fatto, scrivete, è importantissimo, perché in questi mesi, in quest'estate, io voglio raccogliere più idee possibili. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.